Heather McPallister. La data della morte ci dirà se Liliana è stata uccisa o se può essersi tolta la vita. Vittorio Fineschi è uno dei due professionisti ai quali il fratello della 63enne, Sergio, ha affidato la perizia medico-legale utile a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione fatta dalla Procura della Repubblica di Trieste. Accanto a lui, a stendere la corposa e dettagliata relazione che è stata valutata con particolare attenzione dal GIP Luigi Dainotti, c'era il medico legale Stefano Derrico. Alcune delle indicazioni contenute della relazione presentata dai due professionisti e cuore delle 137 pagine depositate da Nicodemo Gentile, per opporsi all'archiviazione, sono state raccolte da Dainotti. Il GIP le ha inserite nell'ordinanza con cui rigetta la richiesta di archiviazione del caso avanzata dalla Procura e dispone una nuova articolata attività di indagine. Professor Fineschi, leggendo la richiesta di approfondimento d'indagine del GIP, cosa la sorpresa? La bravura, la scrupolosità del giudice, si vede che ha letto parola per parola la relazione redatta da me e dal collega Derrico, centrando i punti che meritano un approfondimento, raccogliendo anche molte delle nostre indicazioni. Sono rimasto colpito, lo ammetto. Dagli approfondimenti che ha indicato si capisce che, innanzitutto, vuole capire quando è morta la signora, che è fondamentale e non relativo come invece indicava il PM. E dalla data della morte di Liliana Resinovite cosa si stabilirebbe? Se è morta il giorno della scomparsa è evidente sia stata uccisa. Perché quel corpo per il grado di putrefazione, per le condizioni in cui è stato trovato, per l'assenza di un intervento di animali selvatici, poteva essere lì solo da pochi giorni. Quindi, se si stabilisce che è morta il 14 dicembre 2021 è evidente che qualcuno abbia successivamente portato lì il corpo, da morta non ci è arrivata da sola. Se invece si determina che la morte è avvenuta pochi giorni prima del rinvenimento del corpo, la donna potrebbe anche essersi tolta la vita, ma allora sarebbe bene capire dove è stata Liliana Resinovic per settimane, dove si è nascosta. La data della morte è determinante, ci dice se è omicidio o se può trattarsi di un suicidio, e chi indaga dovrebbe essere il primo a capire questo aspetto. Che cosa rivela la misurazione, richiesta dal giudice, di quello specifico enzima che si ricava tramite un prelievo dai muscoli? È una indagine suggerita nella nostra consulenza, frutto di lavori scientifici che provengono dalla Francia, utile a capire se un corpo è stato tenuto a basse temperature o meno. Il sistema nasce per scoprire le sofisticazioni alimentari, le truffe alimentari, per individuare se la carne animale prima di essere messa sul mercato è stata congelata o meno valutando il dosaggio di questo enzima anche su un corpo umano. Possiamo ottenere questa indicazione. A quel punto, se dovesse emergere che il corpo della donna è stato conservato a basse temperature si apre uno scenario, se invece si esclude questa possibilità, allora bisogna cercare di scoprire dove è stata la donna per 3 settimane. Lei riesumerebbe il cadavere. Il GIP consente di farlo al medico legale al quale ora la procura affiderà la nuova consulenza. Lo dico con franchezza, se fossi io l'incaricato dalla procura lo farei. Che cosa potrebbe dire, ancora, il corpo di Liliana? Non si sa, magari cose non viste in corso di prima osservazione. I corpi parlano anche a distanza di tanto tempo. Ritengo che sia il caso di esumare per effettuare nuovi prelievi, anche in riferimento a quel tallone macerato. I quesiti che il giudice propone sono tanti e sono tutti impegnativi, quindi sarà fondamentale la nuova consulenza medico-legale. Mi fa piacere, lo ribadisco, che un giudice abbia capito che questo caso è ancora tutto da chiarire. Allo Stato non si può dire nulla, per capire servono gli approfondimenti che ha indicato il GIP.